No, va bene, Udine è un campo molto difficile, insomma, lo testimonia sia la classifica che comunque la prestazione. Campo ostico, squadra, buona squadra, quindi per noi va bene. Ci dispiace perché, al di là che sta meritato il pareggio dell'Udinese, perché abbiamo preso gol, abbiamo fatto gol quando non lo meritavamo, perché stava facendo meglio l'Udinese, però nel secondo tempo eravamo partiti meglio, abbiamo avuto anche due buone chance e abbiamo fatto pareggiare l'Udinese in contropiede, insomma, una squadra che sta a vincere, non dovevamo essere un po' più equilibrati, però insomma ci può stare, il calcio è anche questo, va bene così. Questo rammarico di aver concesso all'Udinese un po' troppo sul piano delle ripartenze. Sì, nel secondo tempo gli abbiamo concesso troppo sul piano delle ripartenze, ma forse perché avendo cominciato il secondo tempo meglio noi, magari avevamo voglia di andarlo a chiudere, perché è chiaro che in Serie A se non fai il secondo gol non è sempre facile portare a casa il risultato. Forse la volevamo chiudere, ci siamo scoperti un po' troppo e guarda caso dopo il pareggio, tra le altre cose, ci hanno avuto un altro paio di occasioni, sempre però in contropiede, insomma, dovevamo mantenere un po' più l'equilibrio. Direi di sì, insomma, di fare un campionato di questo genere, insomma, siamo lì, ora non ho visto la classifica, mi sembra che siamo quinti, sesti, bisogna aspettare la partita di stasera, ma sono squadre che ancora c'è da crescere, perlomeno parlo per il Palermo, c'è da crescere, c'è da migliorare alcune cose, c'è da lavorare, l'importante è farlo comunque con una buona classifica, perché tenere botta quando ancora non sei al top e comunque avere una classifica buona è sempre meglio. Ma no, fisicamente no, perché guarda che noi siamo andati meglio nel secondo tempo e nel primo tempo, onestamente, a livello atletico. È chiaro che dobbiamo migliorare alcune cose, l'aggressività, ma non è un discorso di condizione. Sì, un pareggio importante, fuori casa dove abbiamo sfruttato la prima occasione da gol, poi abbiamo subito loro perché giustamente giocavano in casa, non ci stavano a perdere. Abbiamo tenuto botta fino a un certo punto, poi abbiamo preso un gol 1-1, ci sta tutto. No, sicuramente io sto bene, la sosta mi ha fatto riposare, fiatare tanto. E oggi ho giocato corso tutti i 90 minuti, la cosa importante è quella. Poi le altre cose, il fatto dei gol, il fatto di altre cose non conta in questo, mi conta solo tornare alla forma ideale. Poi con la forma ideale poi vediamo quello che possiamo Udinese e fare. Palermo possono arrivare fino alla fine per giocarsi il quarto posto. Secondo me sì, perché sono due squadre che hanno due obiettivi importanti, hanno dei giocatori importanti, sicuramente può dare fastidio, molto fastidio quelle lì davanti. Domenica c'è l'Inter, un avversario durissimo. Un bel avversario, campione, ha vinto lo scudetto l'anno scorso, hanno dei campioni assoluti, però noi andiamo in campo con la mentalità per vincere, poi vediamo quello che succede. Ci vuole un Palermo al 100% e un Inter forse al 50%. Sì, ma meno male che già da prossima domenica ritorna a Micoli, allora abbiamo un qualcosina in più da dare in campo, ecco. Ma se Donadoni ti dovesse convocare per la nazionale, non potrei andarci perché non c'ho il passaporto. Poi le altre cose vediamo avanti, ragazzi. Preferisco non parlare di nazionale in questo momento, preferisco parlare solo della mia condizione fisica che sta tornando alla normalità e poi le altre cose vediamo con calma. Ecco. Sì, credo che l'Udinese abbia meritato il pareggio. Ha fatto un'ottima partita, siamo stati bravi a fargli paura, secondo tempo, perché il primo tempo forse siamo stati un po' timorosi. Una bella partita, credo, tante occasioni, il pareggio è giusto. Anche se per un po' poi era calata, poi è uscito a fare la grande, obiettivamente non meritava di perdere. Sì, era meglio se lo facevi in un altro modo, perché il gol che abbiamo preso per una squadra che vuole essere importante è un gol un po' ingenuo, perché se loro fanno gioco e fanno gol, sì, su una palla da fermo dove siamo rimasti tutti fermi, abbiamo preso un contropiede di 60 metri. È un'ingenuità che dovremmo eliminare se vogliamo ambire alle nostre posizioni. L'Udinese visto oggi è una grande squadra che può puntare al quarto posto, perché giocano bene, hanno grandi giocatori e sono giovani, quindi personalmente mi ha stupito in maniera positiva molto. Dimmi, l'Udinese era una squadra alla pari, era uno scontro alla pari, è finito in pareggio, alla pari, mi sembra il risultato più giusto. Sì, ma oggi obiettivamente il risultato di Parigi è il risultato giusto. Primo tempo molto meglio loro, il secondo tempo occasioni anche per noi, però alla fine hanno spinto, hanno creato, quindi ci sta il risultato. E poi partite facili non esistono, tantomeno contro una signora squadra che ha delle individualità importanti. L'Inter ha fatto il vuoto, insomma, sembra stia decollando. Ma sicuramente è la squadra da battere in assoluto, la squadra più forte. Sì.
se continua così si apre un ciclo, perché secondo me se l'Inter dovesse vincere anche quest'anno lo scudetto sarebbe un vero ciclo, però quest'anno sarà un po' più difficile forse. Ti chiedo dell'Inter perché la prossima avversaria del Palermo? Noi dovremmo giocare al 100% e loro trovarli in una giornata non fantastica, la realtà è quella, poi per fortuna nel calcio non c'è niente di scontato.